la facciata. Allora, prova inquadra. Inquadra. Giù, scendo. Ok. Ah, ok, questo. Il libro. Allora, qui si vede la facciata vecchia. Sì. E lì si vede quella nuova. La nuova. Questa facciata nuova. Sì. Adesso vediamo le cose principali che cambiano. È fatta da uno che io conosco abbastanza bene, nel senso che dal nome alla piazza vicino alla mia rossiceria siciliana preferita, cioè piazza Maciachini. Sì. Che è Carlo Maciachini, un architetto dell'Ottocento, 1818-1899. Sì. Che sosteneva che il restauro è la conservazione di ciò che esiste e la riproduzione di ciò che è esistito. Un restauro, nel restauro non si inventa nulla. E ha restaurato questa e molte altre chiese, San Simpliciano e altre importanti chiese milanesi e altre. Sì. Allora, cos'è che ha fatto? Vedete che si nota. Sì. Una cosa, sembrano a volte, al primo acchito proprio due chiese diverse, perché se inquadri qua. Sì. Vedi questo, sta inquadrando sto cieco qui. Sì. E qui è attaccato al tetto e lì invece è un po' più basso, difatti c'è un'apertura sopra sì. il rosone che sì. al posto di questo cerchio grande. E poi c'è il rosone. Un piccolo cerchietto che credo sì. si sia proprio inventato di sana pianta. No, beh, non c'è anche. No, perché qui, inquadra qui, questo cerchio che vedi qui. Sì. Lui, facendo i lavori di restauro, ha scoperto la struttura, che la struttura prima sosteneva probabilmente un rosone, sì. e allora ci ha messo un rosone. Ed è, questo cerchio qui è il rosone grosso che vedi lì. Ah, ok. Poi perché è più basso rispetto al tetto? Perché in realtà è il tetto che è stato alzato. Ah, ok. Se vedi, il tetto è, ha una cornice con... Sì, ho la cornice con quei, e lì con non quei ce disegni l'ho. Geometrici che lo alza, in più poi ci ha aggiunto tre cupoline con delle statue. Sì. Anche quelle statue sono anche quelle un'invenzione di Maciachini. Non sì. c'erano prima, non sì. c'erano prima. Ok. Questa è la prima cosa che è cambiata. Sì. Il cerchio è diventato un rosone. Sì, certo. Poi se inquadri qua ci sono due spazi coperti che effettivamente erano anche un po' bruttini. Sì. E sono diventati in finestra. Sì. Ok. Perché queste le ha aperte. Sì. Sotto, sì. se guardi. Sì. Qui. Ah, ci sono due finestre. Sì. E lui ci ha messo delle trifore, delle finestre da tre parti. Sì. Queste sono le cose principali che ha fatto. Le finestre, sì. Effettivamente è strana, però secondo me è molto più bella questa. Ok.